Dimentica inoltre di dire che un terzo di quelli che danno la fiducia a questo Governo e di coloro che oggi voteranno questa riforma sono stati eletti nel centrodestra e oggi sostengono il centrosinistra. È vero che il parlamentare è senza vincolo di mandato, ma quando uno cambia idea politica deve fare il piacere di dimettersi, perché diversamente, se è eletto con uno schieramento e va nell'altro, tradisce il mandato conferitogli dall'elettore. Non mi stupisco di tante vicende, da Bruto a Giuda, dai baci ai 30 denari, è piena la nostra storia e la storia si ripete sempre. Avete scritto e approvato l'Italicum, una legge elettorale per cui è inutile andare a votare. Sin dal momento in cui è stata approvata si sapeva già che a vincere sarebbe sempre stato comunque il PD e Renzi sarebbe stato incoronato re a vita. Ma il vero attentato alla democrazia e la deriva autoritaria nascono con il combinato disposto della legge elettorale e della riforma che oggi approverete. Un partito che va al ballottaggio con il 25% dei voti e lo vince, e questo equivale al fatto che tutte le altre forze politiche, ovvero tutte le opposizioni, avrebbero il 75% dei consensi del Paese, quel partito si prende tutto. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera, quello del Senato, il Presidente della Repubblica e gli organi di garanzia, Corte Costituzionale purtroppo compresa, cioè un vero e proprio regime. Io sento la puzza e il sapore di olio di ricino. Lo sappiamo tutti. Oggi approviamo una nuova Costituzione, quella voluta da Licio Gelli.